Buonasera a tutti, ci troviamo all'interno della chiesa di Santa Maria dei Laici, più comunemente conosciuta come la Chiesa dei Bianchi, uno dei luoghi più conosciuti della città. Siamo in piazza 40 Martiri, quindi una delle prime tappe anche per i turisti che arrivano in città. Abbiamo appena inaugurato nella mattinata la prima parte della rassegna Estate Naif a Gubbio, a Palazzo del Bargello. Questa mattina abbiamo aperto la mostra della collezione privata di Luigi Braghiroli, dedicata ai bottoni d'autore, e adesso apriamo in realtà la rassegna vera e propria all'interno appunto della Chiesa dei Bianchi, per gentile concessione appunto anche della diocesi, che dobbiamo ovviamente ringraziare. Lascio un attimo il saluto all'assessore Lirinello Fiorucci, che anche questa mattina ha presenziato all'apertura della mostra dei bottoni, e adesso invece, assessore, tagliamo il nastro alla mostra vera e propria. No, confermo quello detto questa mattina, la nostra città d'arte ha bisogno di continuamente di seguire l'arte e le varie correnti con cui, in questo caso la pittura, oggi va a scavare quei temi. In questo caso con la pittura naif vedo parecchia natura, vedo parecchie relazioni umane che vengono proposte in maniera molto originale, molto colorata, per cui un bel accostamento con quello che sono anche le architetture di questa chiesa, quelle che sono le architetture della nostra città, e sempre un bello stimolo per essere sempre innovativi. Un grazie sia agli organizzatori della mostra, e sempre poi a Diocesi e Associazione La Medusa, che sono sempre sensibili e fanno un gran lavoro per permettere poi queste attività. Grazie all'assessore, grazie all'amministrazione, perché come già ribadito questa mattina, in realtà è stato un attore protagonista nell'organizzazione della mostra, un sostenitore attivo di tutta l'organizzazione. Prima di passare la parola ai due curatori che sono qua accanto a me, Piero Pierini e Luigi Braghiroli, e alla collega Tania, lascerei due battute su quello che è diventata la rassegna. Siamo alla quarta edizione e qualcosa è cambiato. Abbiamo due location, due posti diversi, vero? Esattamente, allora questa è la quarta edizione di quella che per noi è sicuramente una delle mostre, un po' il fiore all'occhiello, soprattutto per questo mese di agosto. Come dicevamo prima, la mostra è suddivisa per due sezioni. Questa, che apriremo ecco fra poco, appunto ospitata qui alla Chiesa di Santa Maria dei Laici, che coinvolge pittori naif di fama nazionale ed internazionale, contro invece Palazzo del Bargello, se così possiamo dire, che ospita invece la collezione personale di bottoni, invece tutta quanta curata nei minimi dettagli da Luigi Braghiroli. Quindi sono opere veramente importanti, è una mostra itinerante che ecco, poi ha scelto di soffermarsi a Gubbio, in quello che sicuramente è uno dei mesi un po' di eccellenza dal punto di vista turistico. Quindi io non posso veramente che ringraziarvi per aver scelto nuovamente la nostra città di Gubbio, la nostra associazione, e appuntamento spero al prossimo anno con tante novità. Grazie, grazie a Tania. Piero, allora, tu sei uno che non vuole apparire tanto, però oggi mi hai detto una cosa, è stato difficile anche quest'anno mettere insieme tutti quanti, perché si parla non di tre artisti, ma di un quantitativo di artisti incredibile, provenienti da diverse nazioni. Il lavoro inizia mesi e mesi prima e si arriva anche un po' stanchi, ma la soddisfazione è tanta, vero Piero? In effetti la soddisfazione è tanta, come si dice, a volte tornano, siamo tornati anche quest'anno. Speriamo di tornare spesso perché la cosa è molto bella, ci interessa, è bella la città, è bella la commercia e tutto quanto. Noi siamo veramente felici di essere qua. Passo la parola a Luigi perché è più chiacchierone di me. Allora, sì, io sono un po' più chiacchierone. Devo dire che noi siamo molto felici di tornare qua per la quarta volta e già io sono proiettato al prossimo anno, perché il quinquennale vorremmo fare una cosa veramente speciale in questa città che ci ospita e che è molto sensibile a tutti questi eventi che caratterizzano l'arte una location che è inutile descrivere perché è unica al mondo. E quindi noi siamo già proiettati al prossimo anno. Devo dire una cosa, che io ho letto su Gubbio Notizie che nei primi 5 mesi di quest'anno, 77.000 se non sbaglio, sono 77.000 le presenze, e quindi io mi auguro che solo il 10% di queste persone volte dentro qua, per avere un grande successo. Quindi complimenti, perché se ci sono queste persone vuol dire che la città
ha una ricezione che è importante ed è valida per tutti quanti. Ma di questo ne siamo sicuri, perché insomma agosto è uno dei mesi più importanti per noi dal punto di vista turistico e la chiesa si affaccia sulla piazza d'arrivo dei turisti, quindi molti saranno coloro che verranno a visitare la vostra mostra, che ricordo al pubblico e appunto agli spettatori di Cronaca Gubina sarà aperta tutto il mese di agosto sia nella sede della chiesa di Santa Maria dei Laci che nella sede di Palazzo del Bargello. Grazie.